Siamo qui con il vice allenatore e team manager della Virtus Cassino Furio De Monaco. Allora Furio, partiamo prima da vicende societarie e poi per poi andare sulla partita. È stato indetto un silenzio stampa da parte di tutta la dirigenza e diciamo dai vertici dello staff tecnico. Sei stato investito appunto del compito di spiegare i motivi per cui questo silenzio stampa è stato indetto. Sì, è un piccolo segnale da parte della società per rimarcare quello che è stato un trattamento poco edificante ricevuto sul campo della Visnova nello scorso turno, cose che uno non si aspetta di trovare su un campo di Serie B nel 2017, per quanto riguarda sia la location che per le tempistiche riguardanti il riscaldamento, per come non è stato eseguito, per quanto riguarda tutte le pause che sembra siano state fatte secondo me ad hoc, perché trovare il canestro più alto di 5 centimetri, bloccarti il riscaldamento mentre gli altri fondamentalmente fanno quello che vogliono, sono delle pratiche che appartengono forse a una trentina di anni fa. E sinceramente ritrovarci in questa situazione del genere, al di là della sconfitta che questo non è assolutamente una discriminante, non è assolutamente un alibi. Fondamentalmente la partita avremmo potuto portare a casa nella stessa maniera, però ecco, era giusto rimarcare che una società che si comporta in modo serio, il minimo che si aspetta è di ricevere la stessa serietà. Siamo qui con coach Ciabogo, il coach della Zanella Basket Cefalù. Allora, coach, venivate da una bella vittoria contro Napoli, era un'altra partita tosta, trasferta difficile. E il campo dice Virtus Cassino 90, Zanella Cefalù 82. Un commento sulla partita di quest'oggi. Ma già il punteggio dice tutto. Pensare di fare 91 punti in trasferta è durissima. Cioè, non siamo una squadra che può permettersi di subire 90 punti, questo in senso assoluto. Quindi, al di là di tutto, c'è mancato l'aspetto difensivo in maniera eclatante, perché poi non possiamo pensare di giocare in trasferta e fare 90 punti, non, è impossibile, cioè non possiamo giocare in questo modo qua. Quindi abbiamo fatto sotto questo punto di vista un passo indietro, poi in casa trovi energie, trovi risorse di più rispetto in trasferta. In trasferta prendere 90 punti non possiamo circolare così, cioè non possiamo giocare. Alla prossima, coach. Adesso abbiamo sosta, dobbiamo recuperare perché poi abbiamo avuto un lungo periodo con un sacco di infortuni, Malagoli caviglia, Bior di schiena, Mollura, problemi al ginocchio, problemi all'adduttore, Emiliano Paperella, problemi alla schiena. Adesso intanto cerchiamo di recuperarli tutti al meglio e poi si aspetta la seconda parte di campionato tostissima, con partite decisive per il nostro campionato e quindi adesso dobbiamo essere bravi a uno, curarci. Due, recuperare energie. Tre, trovarsi pronti per l'ultima parte del campionato che per noi è decisiva. Faccio la stessa domanda a Flash, la favorita secondo lei per le finali di Coppa Italia? Oh, bisogna capire come ci si arriva. Io sinceramente non seguo tantissimo gli altri gironi. Forse, e non me ne voglia il mio amico carissimo Cece Ciocca, però forse Bergamo c'ha qualcosina in più. Forse Bergamo ha qualcosina in più. E come vede invece le due, diciamo, partecipanti del nostro girone No, Valmontone bene, Napoli? bene, bene, perché comunque sono squadre attrezzatissime, lunghissime e che possono. Poi, sai, una partita secca non si sa mai, però sicuramente. Immagino, spero che possano fare la loro figura. Io credo che comunque i livelli sono alti e quindi saranno sicuramente delle belle partite. Pensa che ci sono andate, diciamo, le 8 migliori? O c'è qualcuna che. Ma poi alla fine il calendario, sì, i risultati, la classifica è quella e in questo momento qua sono le 8 migliori. Poi da qua alla fine del campionato succedono mille altre cose. E quello che succede dopo il campionato è ancora tutta un'altra storia. Ancora è lunga,
Bisogna avere, parlo per noi, per me, per la mia squadra, dobbiamo avere ancora pazienza, lavorare tanto, avere un atteggiamento di approccio in trasferta assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto fino adesso. Erano tre partite, passando alla partita che non si vedeva una bella Virtus, venivamo dalla sconfitta di Barcellona, poi diciamo terremoti tra virgolette nel roster, sono andati via Giampaoli e Poti e sono arrivati Panzini e Petrucci, è una squadra che è ancora in evoluzione, non abbiamo fatto sicuramente una bella vittoria con Maddaloni, abbiamo perso con la Visnova e questa sera era importante riprendere un percorso positivo con due punti. Sì, il periodo nostro non è assolutamente brillante quest'ultimo e il fatto di dover aggiungere due pedine nuove al roster, soprattutto due pedine di una certa importanza, sicuramente ci mette nella condizione di dover lavorare in fretta e sapevamo che comunque ci saremmo trovati ad avere una squadra magari non ancora pronta, un po' farraginosa né in tutto quello che era poteva essere la manovra. Però se da una parte erano nuovi, comunque sono ragazzi di una certa qualità sia umana che tecnica, quindi diciamo che quello che perdevi da una parte lo potevi guadagnare da un'altra. Sapevamo che non sarebbe stata facile perché Cefalù è una squadra tosta, lo ha dimostrato anche stasera, ben allenata e soprattutto hanno giocato una pallacanestro molto spavalda, non hanno mai avuto paura, non si sono mai fermati e sono stato un bel campo di prova, soprattutto per quelli che erano le cose che noi volevamo provare e comunque abbiamo dimostrato che quando noi ci stiamo con la testa, come squadra, come unità, come gruppo, quando facciamo le cose che chiediamo di fare come staff tecnico ai ragazzi, aiutandoci, buttando ora ci vuole il cuore in campo, alla fine i risultati arrivano. Dall'altro canto invece abbiamo visto che quando lasciamo che la partita scivoli, quando lasciamo che comunque le altre squadre giochino, possiamo trovare difficoltà, come è successo nelle ultime partite, come a un certo punto stasera, che stasera poteva andare anche nell'altro verso la partita, però siamo stati bravi di nervi, più che magari tecnicamente, a mantenere la fine in fondo. Sembra quasi una barzelletta, perché alla fine siamo una squadra che ha fatto 90 punti stasera, anche se ne ha subito 82, però diciamo che per quelle che possono essere le nostre potenzialità, per quello che vogliamo fare in attacco e in difesa, siamo ancora in evoluzione. Ora abbiamo parlato con i ragazzi, col coach, abbiamo visto, ci siamo detti che comunque noi adesso è come se fosse agosto, quindi noi da qua fino a fine campionato dobbiamo rimettere fino in cascina sia fisicamente, rimettere a posto quelle due o tre cose tecniche che ci servono con gli innesti nuovi e se continueremo a giocare, a capire, se riusciremo a capire che comunque al di là di quelle che sono le problematiche tecniche, la differenza la fa l'atteggiamento, la voglia e il modo in cui si entra in campo, i problemi che avremo saranno pochi. Ti faccio due ultime domande, la prima e la prossima, e la seconda è una squadra che ha visto modificare le proprie caratteristiche, lo dimostra questa partita, eravamo la migliore difesa del campionato e oggi ancora sopra gli 80 punti subiti. Noi abbiamo avuto sprazzi della migliore difesa del campionato, il problema è che ecco, appunto, sono stati sprazzi, ma ti ripeto, era preventivabile, nuove assetto, nuova chimica da trovare, nuova fiducia da instaurare tra i nuovi arrivati e i vecchi, cose da ricalibrare e fiducia da ritrovare in quello che comunque è stata la nostra forza che ci aveva permesso di fare fino a 8-6 partite vinte di fila e semplicemente ritrovare quelli che sono stati i capisaldi del nostro stare in campo in una certa maniera. Flash proprio la favorita per la Coppa Italia? Bergamo? No, io evito pronostici sempre perché comunque... Ok, va bene, sì, grazie. Presentiamo ufficialmente, diciamo, in intervista il nuovo arrivato in maglia Virtus, Niccolò Petrucci.
Venivi da un'esperienza in Serie A2, perché Cassino e che cosa ti ha spinto a sposare questo progetto? Ma diciamo che è stata una trattativa. All'inizio era una voce, nel senso, parlavo con il mio agente, era una voce. Poi dopo, quando c'era stata invece, diciamo, la chiamata ufficiale, ecco, ho accettato subito perché sapevo di una società con delle basi molto importanti e con un progetto che mi piace, che mi ha incuriosito, e quindi ho accettato il prima possibile. Allora, un giocatore con le caratteristiche tue, un grande realizzatore, ti sei presentato subito bene da un punto di vista personale, non diciamo ottimale il tuo esordio in quel della Visnova. Stasera non ottime le tue percentuali, ma ancora 13 punti. Sei un giocatore che quando hai la palla in mano puoi far sognare questi tifosi. Allora, stasera purtroppo me ne sono accorto durante la partita che ero molto, tra virgolette, teso, perché era la prima in casa, così, quindi la sentivo particolarmente questa partita. E infatti i primi 2 quarti sono da lasciare a casa. Però no, a parte quello, ho cercato di, nonostante le basse percentuali, soprattutto nei primi 2 quarti, ho cercato di aiutare la squadra in altri modi e quello che ci eravamo detti durante la settimana. Dobbiamo aiutarci in tutti i modi possibili per cercare di portare a casa più partite possibili da qua fino alla fine dell'anno. Non è un bellissimo periodo quello che sta attraversando la Virtus da un punto di vista sia di gioco che dei risultati. Diciamo, nelle ultime 3 partite avevamo raccolto solamente una vittoria. Adesso questa vittoria fa morale, c'è la pausa e come diciamo la puoi interpretare questo periodo di stop? Come un periodo per amalgamarsi ancora meglio e che ci vuole per una squadra come la nostra che ha visto due innesti importanti come te e Lorenzo, o può essere tra virgolette logorante non giocare perché il campo è solo quello, ci può aiutare? No, secondo me, come hai detto tu, sicuramente questi, tra virgolette, 15 giorni prima della prossima partita ci serviranno a conoscerci di più in mezzo al campo, soprattutto con l'arrivo mio e di Panzini. Questa vittoria di stasera ci darà una grande mano, ne sono sicuro, per il proseguo del campionato. Sei fiducioso per questa tua nuova avventura? Sì. Mi piace, sto bene a Cassino, e i ragazzi sono super, la società super, tutti dal primo giorno, tutti quanti molto amichevoli, quindi mi piace. Domanda flash l'ho fatta a tutti più o meno in fase di intervista. Favorita per la Coppa Italia? Ma non lo so, io dico Montegranaro. Montegranaro. E ultima cosa, hai vinto un campionato con la maglia dell'Eurobasket, che sia di buon auspicio con questa maglia. Sicuramente sì, e la società si merita, dice, tra virgolette, categorie maggiori, perché nonostante appunto l'anno scorso la finale disputata proprio contro Cassino, la squadra era fatta con delle basi molto solide, quindi spero che si ripeterà questa cosa nel prossimo futuro. Insieme, Ovviamente, sempre. ovviamente. Grazie e bocca al lupo. Grazie a te.